Tradizione, innovazione, ma soprattutto tanta passione sono gli ingredienti della nostra trasmissione che oggi torna ad aprire le porte del ristorante di Gennaro D'Ignazio. Bentornati a tutti. Sì, oggi faremo una ricetta che ha segnato, diciamo, la proprio della vecchia marina. grandi piatti del passato. Sì. Sono dei granetti rivisitati, diciamo, in chiave marinara. Marinara, che bello. Faremo un sugo, brodo, sugo a base di pesci, molluschi, crostacei sgusciati, filetti, con pomodoro e odori della tradizione. E quindi poi faremo i granetti perché, come tanti di voi ben sa, bisogna farla al momento, perché il piatto si amalgama proprio se è fatto al momento con la farina dei propri granetti. Che poi i granetti sono veramente una cosa tipica della nostra tradizione, della tradizione abruzzese, e come ogni tradizione abruzzese che si rispetti cambiano di luogo in luogo, da paese in paese, ma anche tra case proprio vicine, la ricetta cambia. Quindi noi oggi siamo curiosi di scoprire come li farà il nostro chef Gennaro. Allora, partiamo subito, come dicevo, facciamo subito il sugo brodo. Mettiamo del rosmarino, questo è un... Quindi lo dobbiamo tritare sottilmente? Sì, perché sennò dà fastidio quando... Eccolo qua, non tantissimo perché... E quindi... Quindi rosmarino. Poi salvia. Questo. Le erbe aromatiche poi fanno sempre parte anche della nostra tradizione. Cioè, diciamo, le cose brodose, i fagioli, la salvia. Poi devo dire che qui sono le erbette aromatiche che sono proprio, nascono qui, fronte mare. Quindi hanno Sì, ce l'abbiamo tutti, abbiamo sfruttato questo poco spazio del giardino tanto per fare queste... Bellissimo, veramente bello. Allora, aglio, togliamo sempre l'anima verde che è un pochettino più fortina. Ovviamente aglio rosso di Sulmona. Beh, siamo in Abruzzo, non potrebbe essere diversamente. Abbiamo dei prodotti, io lo dico sempre, Gennaro, forse sembro anche monotona, ma viviamo in una terra meravigliosa, abbiamo tutto, tutto. Sì. Diciamo che l'Italia è il paese della biodiversità. È vero. E all'interno dell'Italia noi abruzzesi siamo messi bene, più che bene. Credo che bene. Ci siano pochissime regioni che sono possono più... Possono vantare, esatto. Sì, un po' di peperoncino, ci metto solo i filetti così... diciamo non si impiccantisce troppo. Quindi olio. Quindi ricapitolando, abbiamo messo aglio, peperoncino, rosmarino, salvia e olio. E olio. Adesso abbondante olio. Facciamo andare, sì, perché questo poi, diciamo, l'acqua tirerà tutta la farina. Allora, eccolo qua. E quindi ci mettiamo pure qualche carotina. La carotina, sì. Giusto la base per fare qualsiasi tipo di battuto, e lo facciamo andare. Vado con una trittatina di pepe, quindi il pomodoro, diciamo che è quasi una base di pasta e fagioli inizialmente. Sì, molto simile. Sì. Ecco qua. Sì, è molto simile alla base che faremo per fare... Sì, diciamo che è una base di pasta in brodo teramana, abruzzese, via. Adesso cerchiamo di schiacciare un pochettino il pomodoro. Che poi i granetti praticamente andranno a cuocersi direttamente dentro il condimento, vero? Sì, Gennaro? Sì, come no. Quello sarà... Eccoci qua. Allora. Ci mettiamo un po' di salsa di pomodoro, diciamo passata di pomodoro.
non senza esagerare. Eccola qua. Quindi saliamo. Come tutte le ricette di mare, sono semplici e veloci. Ecco, facciamo un pochettino cuocere il pomodoro e poi, come ho spiegato anche in altri piatti, sì, aggiungiamo l'acqua, perché okay, il pesce lo cuciniamo, esatto, sempre, diciamo, a una temperatura bassa, cioè alla temperatura, okay, di bollizione, non quella di, perfetto, diciamo, sì, questo ce l'avevi detto anche di frittura altre volte o altro. Conserviamo la consistenza, conserviamo l'odore e insaporiamo meglio. Ovviamente l'acqua abbondante, perché poi ci servirà per fare l'amalgama. Esatto, anche per i granetti. Sì, ecco qua. Aspettiamo che torni su il bollore e mettiamo giù il pesce. Okay. Dicevo, ci abbiamo qui i calamaretti. Questi sono proprio i calamaretti spillo. Che bello. Veramente una prelibatezza, diciamo. Questi sono filetti di gallinella, sì, che li lasciamo interi, che dà, okay, impreziosisce un pochettino il piatto. Queste sono panocchie sgusciate, okay, saporitissime. E questi sono dei delle seppie tagliate. Le seppie tagliate, wow, perfetto Gennaro. Questo, bel mix, diciamo, gli dà dente, quindi su un piatto molto morbido, qualcosa che dia dente ci sta bene. Che abbia, sì, un po' più consistenza. Sì, 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 questo. Perfetto. Quindi il nostro condimento è tornato a sobbollire. Sobbollire e andiamo con il pesce. Quindi, okay, indipendentemente andiamo, ecco qua, calamaretti e filetti, la seppia, ok, e le panocchie sgusciate, voilà, diamo una giratina, e quasi, ecco qua, ci siamo. Adesso possiamo, nel frattempo che possiamo partire con i granetti. Questa è una procedura abbastanza, ci vuole un po' di manualità, però sì, è semplice. È semplice, sì, 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 la ricetta è ultra semplice. Quindi ci mettiamo un uovo. Quindi ci muniamo di un contenitore, mettiamo della farina e mettiamo un uovo. Mettiamo un uovo e cominciamo ad impastare. Ad impastare, sì, 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 sì. Dobbiamo solamente creare dei piccoli straccetti che poi con un passino bello grosso, tipo questo. Sì. Io mi sono munito di un attrezzo che di solito non è un passino. Sì. Ok. Eccoli qua. Questo è più o meno. Questa è la consistenza che devono avere, giusto? Sì. Poi se è troppo. Possiamo aggiungere un po' d'acqua. Sì. Però diciamo che se riusciamo a tenerlo così. Sì, sì, sì. Però diciamo che sono. Mia nonna era. Era una specialista. Era un'altra cosa. Era una specialista. Questo è un piatto che nasce proprio per la sua velocità di esecuzione. Sì, esatto. Cioè, bastava mettere su una padella. Beh, una volta non avevano la pasta come noi, quindi comunque le donne dovevano inventare cose veloci. Che, insomma, si buttava dentro un uovo e dopo 5 minuti era fatto. Adesso facciamo così, togliamo la farina in eccesso. E abbiamo i nostri granetti. Sì, eccoli. Sono tutti straccetti, anzi, mi sono proprio venuti bene. Non mi aspettavo. Sono venuti benissimo, infatti. Eccoli qua. Adesso è importante azzeccare la quantità di acqua che deve rimanere, che noi andremo a, diciamo, a ad interessare con, però diciamo che se di acqua ne ci sembra un po' troppo, mettiamo qualche granetto in più. Okay. Eccoli qua, questi vanno messi proprio così, un po' per volta. Ed eccoci Gennaro, siamo pronti per impiattare allora. Il piatto è pronto, sì, la consistenza è quella giusta. Perfetto. E quindi procediamo con l'impiattare, che come dicevo io l'ho fatto a consistenza come ti ha insegnato la nonna. Come nonna, sì. Eccolo qua. È più. Oh, che bello, sembra. Che profumo.
poi con tutto questo pesce, beh, devo dire che insomma... Sì, sì, così è quello... Un tocco di classe infinito. Eccolo qua. Ed eccoli qui, i nostri granetti alla marinara. Così steso, si raffredda prima ed è più un pelino di olio. Allora, giusto un ciuffetto di... So quanto sei bravo, Gennaro, ti devo fare complimenti, veramente. Ma poi la cosa che mi piace tanto è che le tue ricette si possono rifare tutte a casa. Per i nostri telespettatori questa cosa è importantissima. E questo è il piatto. Rifate questo piatto perché qui c'è tanta tradizione abruzzese e c'è anche tanto gusto e tanta semplicità. Grazie, Gennaro. Grazie a voi, grazie a tutti. A domani. Il peperoncino, oltre a contenere la capsaicina, che è un sedativo naturale, contiene anche carotenoidi, che creano un ombrello naturale contro i raggi UV.